Io mi chiamo Hannes Baumgartner, sono il titolare dell'azienda Strasserhof qui a Novacella. Siamo una delle aziende più a nord dell'Alto Adige, su un'altitudine di 700 metri. Facciamo parte dei vignaioli indipendenti dell'Alto Adige. Noi come azienda lavoriamo circa 6, 3 e mezzo vigneti e compriamo anche l'uva di due conferitori. In totale abbiamo una produzione di circa 60.000 bottiglie, soltanto varietà bianche, di cui sono Müller-Thurgau, Silvaner, Grüner Veltliner, Kärntner Riesling, Sauvignon, Gewürztraminer e Pinot Grigio. Nella nostra zona abbiamo terreni morenici, sono terreni molto ghiaiosi, sabbiosi, che ci portano sempre vini con acidità abbastanza alta, ma vini con una bella freschezza, sapidità e mineralità. È un po' la stilistica della Valle Isacco. Tra le varietà che secondo te sono più rappresentative o che magari sono per te magari anche più personalmente interessanti, non so, della Valle Isarco, quali Allora, ci sono? forse la varietà più importante che abbiamo adesso, soprattutto nella zona intorno a Bressanone, è diventato il Kärntner. Di circa il 25% della superficie è Kärntner, ma come la mia varietà o il mio vino preferito è il Silvaner. Silvaner come varietà è quella più storica della Valle Isarco. È un vino con una genetica molto importante, con un ottimo invecchiamento, vino ben strutturato e ottimo vino da pasto, ma anche come vino da aperitivo. Per quello la mia varietà preferita è il Silvana. Faccio un'ultima domanda, poi salutiamo. E secondo te nel futuro magari hai dei progetti legati al Silvaner o delle vinificazioni un po' particolari che possono renderlo magari un po' più importante, secondo te? Progetti abbiamo sempre, anche nei prossimi anni, e soprattutto sulle varietà come Silvaner, Veltliner e Riesling. Ok, va bene, allora. Vi ringraziamo e vi invitiamo ad assaggiare i vini di questa tenuta che sono molto interessanti.